Bella a tutti ragazzi, io sono Alex, non lo stato il numero di tutto, io sono qua con la player review di Vitolo Moto, un giocatore con cui ho realizzato 6 partite ed un gol. Intanto qua state vedendo le sue statistiche, io direi iniziate a parlare. Questo giocatore si presenta con un 79 di velocità sulla carta. Come ben sapete, per un esterno non è di certo un valore eccezionale. Poi nello specifico un 77 di accelerazione, 77 di agilità, 80 di velocità scatto. Secondo me questo valore è inferiore a quello dimostrato sulla carta, anche perché è alto 1,84 e per un esterno insomma non è una statura ottima, perché per esempio Ribéry, che è molto basso, riesce ad andare molto veloce, lui essendo già abbastanza macchinoso e lento rende questo valore più un 75 che un 79. Poi dribbling, si presenta con 84 di dribbling, nello specifico un 88 di controllo palla e un 85 di dribbling. Allora, innanzitutto questo giocatore ha 3 stelle skill, che sicuramente è un contro, perché secondo me è un contro in tutti i giocatori 3 stelle skill, ed è molto limitato. 88 di controllo palla, che si sente molto, infatti tiene sempre la palla attaccata al piede, però appunto come già detto, per colpa delle sue stelle non riuscirà a saltare troppi uomini e di certo non potrà sfruttare la sua velocità per farlo. Poi tiro, che sicuramente è un buon valore, 80, 65 di tiri a giro, 80 di finalizzazione, 83 di launch e 78 di potenza tiro. In questo giocatore, come vedrete anche dalle clip, mi è piaciuto tantissimo il long shot o comunque la potenza tiro, perché ragazzi veramente da centrocampo fa dei tiri molto molto pericolosi. Poi essendo un esterno sinistro ed essendo mancino non poteva accentrarsi, quindi eravate costretti, visto che non potevate nemmeno andare avanti sulla fascia a causa della sua velocità, dovevate tirare da fuori, quindi questo è l'unico modo con cui riusciva a fare qualche flip. Quindi long shot sicuramente un pro, mentre per gli altri valori non ho potuto sfruttare al meglio, appunto come già detto, a causa del suo piede preferito. Poi 81 di passaggio, che è un valore eccezionale, sicuramente un pro, precisamente con 78 di cross, 80 di passaggi lunghi, 81 di passaggi corti, e stavolta la sua posizione lo favorisce, perché se riuscivate ad arrivare nel fondo potevate crossare tranquillamente di sinistro e faceva veramente degli ottimi cross, anche molti bei passaggi filtranti, e come avete visto ci ho battuto qualche punizione, ovviamente crossando, non tirando, ed è andata molto bene. 74 di fisico, che non è un buon valore sinceramente per un esterno, di sicuro non un contro, non è un buon valore perché comunque un esterno dovrebbe essere leggero per poter volare. Quindi, ricapitolando, il work rate ragazzi, work rate medio-alto, questo giocatore ha 87 di posizionamento ma starà sempre indietro rispetto al terzino, quindi pro assoluto. Voto finale 5, questo giocatore non mi è piaciuto assolutamente, macchinoso, lento, forse sarebbe stata meglio una sua versione COC. Quindi ricapitoliamo i contro: velocità, 3 stelle skill, work rate, fisico e basta. Dunque, voto finale 5, costo di questo giocatore dai 5.000 ai 25.000. Vi sconsiglio assolutamente di comprarlo, spero la review vi sia piaciuta e noi ci sentiamo alla prossima. Bella!